partecipare a questo momento di magia itinerante può accodarsi dietro la croce delle candele, prima dei confratelli e delle consorelle. Mettiamo lo spirito di accoglimento e di preghiera. Admirabile signum sul significato e il valore del presepe. Immiabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, vivo con semplice bocca tutte le pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo da incontrare ogni uomo. Da il novello cantare. Se Regenturum Dominum. Facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide.
doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio con grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che ti amo». Parola del Signore. Questo è il segno, sono queste le parole che nel Vangelo abbiamo ascoltato, di dove il segno non è solo Gesù, ma Gesù, la mangiatoia, Maria, Giuseppe. È un segno condiviso, un segno fatto da tante situazioni. Molto spesso noi cerchiamo dei segni solo per noi. Dio ci riconsegna la possibilità di condividere, di stare insieme. Certo, tante volte questo messaggio forte di Dio si maschera di tradizioni, di abitudine. Si trova chi riesce a scorgere in quei segni una presenza e chi rifugge in quei segni, chi li definisce passati, superati, chi invece trova ancora forza e vigore. Inoltrando un ringraziamento a questi condomini che hanno custodito le immagini della Sacra Famiglia in queste ore, in queste giornate, in questo luogo, portiamo via questo segno per un altro tratto, per strada. Possa questa immagine, Dio che si fa uomo, Dio che ci sceglie, Dio che ci sceglie quando condividiamo l'amore, essere un segno forte ancora per questi tempi. Possa essere un segno che ci stupisce e non che ci dia fastidio. Possa essere un segno che ci fa pensare e non che ci disturba, perché penso che sono ben altri i segni che creano difficoltà e disprezzo. Ce ne sono tanti attorno a noi. Penso ai segnali della violenza, della guerra, delle incomprensioni. Una famiglia che disturba, poco e niente. Una famiglia segna, ed è questo che vogliamo ricordarci in questa nostra preghiera. Ci aiuta a
scrivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell'avvenimento. Tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta a immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell'evento obiettivo e attuale, nei diversi contesti storici e culturali. In modo particolare, fin dall'origine francescana, il presepe è un invito a sentire, a toccare, la povertà che il Figlio di Dio ha creato per sé nella sua incarnazione. Bambino Gesù, figlio dell'uomo e figlio del Dio con noi. Da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Preghiamo. Scenda sui, Signore, sui tuoi fedeli che hanno percorso il cammino della fede, l'abbondanza dei tuoi doni, la consolazione e il perdono, la serenità e la pace, la gioia e la sicura speranza di essere associati alla gioia della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. A voi un augurio di Santo Natale, grazie per aver condiviso con noi questo piccolo percorso di preghiera, la confraternita che ci ha permesso di portare le immagini. Estendete a tutti la benedizione che avete ricevuto e l'augurio di un Santo Natale. Un cielo dalle menti.
Vedi come si fa.